Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Allora, finalmente ho il sedere sulla sedia. Ho passato una settimana pesantissima. Oggi è venerdì, venerdì mattina, e ho fatto tante cose questa settimana perché avevo il turno di pomeriggio. Quindi, quando ho il turno di pomeriggio, che è appunto il mio turno pomeridiano è 16:20, riesco a fare veramente tanto sia a casa che fuori. Quindi, questa settimana mi sono data un bel po' da fare. Ieri sera ero stanchissima. Mi sono ripromessa di prendermi veramente un'oretta per me, girare oggi il video dei prodotti finiti, da come avete visto dal titolo, e parlarvi appunto di questi prodotti finiti e soprattutto riposarmi, perché rilassarmi, perché è importantissimo. È vero che è importante tenere la casa, è vero che è importante comunque fare tutto quello che c'è da fare, però assolutamente necessario prenderci anche un'ora per noi, tutta per noi. Allora, non parlo di più perché ho veramente tanti tanti prodotti, sistemo meglio, ok? Ho veramente tanti tanti prodotti e quindi iniziamo subito dai prodotti per il bucato. Allora, scoperta, scoperta, lo so, ogni volta vi dico così, ma credetemi, ho trovato una combo pazzesca, dovete assolutamente usarla se volete che i vostri panni profumino di menta. Allora, di cosa sto parlando? Vi faccio vedere prima il prodotto per la lavatrice Sole. Ve ne avevo già parlato di questi nuovi prodotti Sole ispirati alla natura. Questo qui all'eucalipto, mi sembra sì, con estratti di eucalipto, non l'avevo ancora preso. Quindi ho detto va bene, mi manca, lo prendo, lo proviamo. Un profumo di eucalipto pazzesco. Vediamo. Sì, ragazzi, credetemi, veramente il classico profumo di eucalipto quando mangiate la caramellina balsamica, quello è il profumo, lo sentite veramente forte. È un profumo molto forte, e lava bene, smacchia, mi piace tantissimo, è un prodotto valido, ve l'ho già presentato, questi soli ispirati alla natura, mi sono piaciuti tanti, tutte le versioni che ho utilizzato, soprattutto igienizza anche con acqua fredda. Ecco, io chiaramente è veramente un ottimo prodotto. Cos'è che ha ancora di più reso questo prodotto meraviglioso? La combo con questo ammorbidente, e vi faccio vedere. Sono andata alla Conad, così, mentre parlavo con delle amiche trovate lì alla Conad, delle vicine di casa, mi sono andati gli occhi su questo nuovo ammorbidente. Non l'avevo mai visto. Coccolino, natura, menta selvatica e lavanda. Questo è nuovo, io non l'avevo mai visto. Allora, cosa ho fatto? Mentre parlavo con queste vicine di casa, ho detto no, vabbè, lo devo prendere. Allora, appena lo aprite si sente di più la lavanda, però poi se sui panni si sente di più la menta. Allora, siccome questo era un prodotto particolare, ho detto vabbè, devo associare sicuramente un sapone per i panni che non vada a cozzare con la profumazione. Vado nelle mie scorte, il sapone che stavo utilizzando non mi piaceva l'effetto che faceva finale con questo. Vado nella mia scorta dei saponi e vedo questo qua, il Sole, che avevo comprato all'eucalipto. Va bene, andranno bene, eucalipto, menta, selvatica, penso che vadano bene. Questa è la combo perfetta, è una combo perfetta, i miei panni profumavano di menta, eucalipto, cioè veramente di pulito, di igienizzato. Cioè, ho steso i panni, mia mamma sotto, ma cosa hai utilizzato? È una combo perfetta, se volete i panni super profumati, igienizzati e puliti, dovete prendere questi. Quindi Sole all'eucalipto e Coccolino natura, menta selvatica e lavanda. Siccome ho terminato prima di questo, ho detto e adesso cosa utilizzo? Perché questo prodotto, vi ripeto, se non lo associate a una profumazione che ci stia bene con la menta selvatica e la lavanda, vi ripeto, io ho fatto due prove e il profumo che usciva era disgustoso, quindi non mi è piaciuto. Quindi sono andata nelle mie scorte e per fortuna, per non dire altro, ho trovato questo qui che avevo comprato, avevo fatto anche uno svuoto alla spesa, Delfino lavatrice alla lavanda. E quindi ho utilizzato questo.
Questo qua sono 1200 mL, quindi è grandissimo. Infatti qui porta 48 lavaggi, li fate veramente questo coccolino. E infatti poi ho lavato, ho fatto tutte le mie lavatrici con sole e con questo delfino. Cioè ho finito il coccolino quando il delfino era qua. Allora, vi parlo di questo prodotto. Io vi avevo detto che il delfino non l'avevo mai preso come sapone della lavatrice. Non mi è piaciuto, ragazzi, non mi è piaciuto perché questo è il classico sapone da risciacquo, nel senso che non smacchia, non è un sapone per il mio bucato, nel senso che se voi avete un bucato dove non avete macchie, non avete dei panni molto sporchi, dovete fare semplicemente la risciacquata dei panni messi, diciamo, il giorno, e allora ottimo, ve lo consiglio, anche perché l'ho pagato pochissimo. Quando l'ho pagato veramente una sciocchezza. 1,38 € lavaggi, 1,70 euro, 1,90 euro, quindi veramente l'ho pagato poco. Però per il bucato delle mie figlie, assolutamente no. Quindi questo è un prodotto che ho utilizzato con piacere anche con il suo coccolino, questo qui, il coccolino alla lavanda, perché il profumo era ottimo. Però non, è un prodotto che boccio. È un prodotto che boccio soprattutto perché non mi è piaciuto come si è comportato. Voi direte, in che senso come si è comportato? Si è comportato male, perché vi spiego. Io quando l'ho acquistato, questo sapone mi usciva liquido in gel trasparente. Quando è arrivato qui, ho notato che dentro c'era tipo una melma bianca, una crema bianca. Vediamo se ne ho lasciato un po'. Ecco, sì, guardate, guardate, l'ho lasciato proprio per farvelo vedere. Cioè, prima mi è uscito, vabbè, questo poco. Prima mi è uscito un gel trasparente, totalmente trasparente, non aveva colore ed era geloso. Poi, quando è arrivato qui, c'era questa melma bianca, questa crema bianca. Non mi è piaciuto, guardate, ve la faccio rivedere. Non mi è piaciuto assolutamente. Ho avuto paura che il prodotto non mi abbia funzionato per questo, perché si sia scomposto. Non ha subito, diciamo, sbalzi termici, perché io poi li lascio sempre sotto lì nel bagnetto di servizio, quindi la temperatura poi soprattutto adesso non fa né caldo né freddo, quindi sbalzi termici non ne ha avuto. E non lo so, ragazzi, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto come si è comportato e non mi è piaciuto perché lo smacchia. Vi ripeto, forse per dei lavaggi rapidi, dei lavaggi così da risciacquo va bene, però per le mie esigenze assolutamente no. Un altro prodotto per lavare il bucato è stato questo che ho utilizzato, Soft Liquidi Gel Lavatrice. Questi sono 2 litri e mezzo, ma è durato tantissimo, l'ho pagato poco, poco, 2 euro, 45 lavaggi, ma mi è durato una vita e mezza, anche perché usavo sempre il suo tappo. E quindi il tappino forse è piccolo, beh, un prodotto in gel dura sempre di più, si sa. Allora, iniziamo dal profumo. Sì, mi ricordo bene. Il profumo è disinfettante, che a me non dispiace. Infatti qua c'è scritto igienizzanti con enzimi attivi, rimuove germi e batteri, più concentrato. Allora, sicuramente a me questo profumo di disinfettante, di pulito nei panni mi piace tantissimo. Quindi non lo boccio per questo. Ma è un prodotto che non ricomprerò sempre per lo stesso motivo. Non fa a caso mio, cioè non fa per me, per il mio bucato, perché lo smacchia, quindi è un prodotto da risciacquo. Non lo smacchia, quindi non va assolutamente bene per le mie esigenze, perché qui le macchie vanno. Le mie figlie, mio marito, anche io mi sporco. Guardate, adesso mi sono truccata e ho sporcato, non mi tocco, ma ho sporcato la camicina. Vabbè, comunque le macchie vanno per la maggiore in questa casa, quindi assolutamente non lo ricomprerò. Andiamo agli ammorbidenti. Allora, vi ho fatto vedere il coccolino, vi faccio vedere il Lenore, è una conferma, è il mio prodotto ammorbidente preferito in assoluto, e lo adoro, ha un profumo pazzesco, sì, è un profumo che rimane sui panni, è un profumo che rimane nell'asciugatrice, quando asciugo appunto si sente tantissimo, quando stento, ma soprattutto poi è un profumo che rimane proprio sui panni. Perché questo è il mio preferito? Questo è il mio preferito, è uno degli ammorbidenti che preferisco in assoluto, perché a mio avviso questo davvero fa da ammorbidente, cioè davvero rende i panni più morbidi. Quindi questo Lenore, tra l'altro 42
due lavaggi, questo era quello più grande, durato tanto. Ve lo consiglio, è una conferma per me, io a giro lo acquisto. Poi, prodotto che ammorbidenti che ho bocciato, ma dire che ho bocciato è veramente dire poco, ve li faccio vedere entrambi. Allora, spuma di champagne sensitive e Vernel, che avete visto, sì, questo è l'ammorbidente che avete visto nell'ultimo video che è uscito, che ho acquistato, l'acquisto che ho fatto dell'ammorbidente. E bocciati, bocciatissimi. A parte che questo c'è scritto 28 lavaggi, questo Vernelle, ma se ci ho fatto 15-16 lavaggi è tanto, cioè veramente dura pochissimo. Ma poi sono dei prodotti orribili, stomachevoli. Allora, innanzitutto spuma di champagne ha un profumo che, se lo senti così, ok, non è male. Ma sui prodotti, entrambi sui panni, entrambi non servono a nulla. Non si sente, se si sente un po', poco poco, quando li togli dalla lavatrice, un odore sgradevolissimo, non mi è piaciuto. Un odore che non vi riesco a definire. Qui c'è scritto profumo lunga durata, ammorbidente, dermatologicamente testato. E qui c'è scritto freschezza floreale, ma credetemi, qui di freschezza floreale non ci ho sentito nulla. Allora, mi avete scritto in tantissimi, che avete preso la versione nuova del Vernel, quella, perché questi sono un nuovo prodotto uscito, ve ne parlavo appunto nell'ultimo video, e c'era sia quello rosa che quello celeste azzurro. Io ho preso quello rosa, tutti quanti mi avete detto che quello azzurro ha un profumo pazzesco. Io non me la sento di rischiare, cioè se proprio lo dovessi trovare in offerta, un euro, magari quello azzurro e non c'è nient'altro come la scorsa volta, lo proverò, ma altrimenti non lo riacquisterò né uno e né l'altro. Bocciatissimi, non mi sono piaciuti assolutamente, assolutamente. Sapete perché ho comprato questo? Mi piacevano i colori. L'unica cosa bella di questo prodotto è il packaging, guardate che colori, mi dà proprio quel senso di, mi rilassa, cioè guardare questi colori mi rilassa, ma poi quando lo utilizzi i nervi a mille, quindi evitiamo. E poi ho finito Mino Bianco 100 più smacchia facile. Spesso e volentieri questo ve l'ho fatto vedere su Instagram, come faccio a smacchiare i panni delle mie figlie, quindi vi ho fatto vedere proprio dei mini tutorial dove lo utilizzo, ma l'avete visto anche nei miei video. Uno dei miei video ultimi che ho fatto è sul bucato e smacchio il bucato con questi, e questo è un mio mai senza, non compro altro che questo, mi piace da impazzire, smacchia veramente la qualunque. Quando non utilizzo questo le macchie mi restano, se non ho un prodotto della lavatrice che poi vado a smacchiare, quindi veramente meraviglioso, mi piace tanto, è un promossissimo. Io questo lo prendo anche a prezzo pieno, è vero che quando poi lo trovo in offerta ne ha acquisto 1/2 confezioni, però lo compro quando non ce l'ho e lo finisco e non ce l'ho in scorta, me lo compro comunque a prescindere. Poi, ultimi prodotti per il bucato, ma quante lavatrici faccio? Tantissime. Questa settimana non vi dico, questa settimana ho fatto tante di quelle lavatrici e ancora non ho fatto il cambio stagione. Quando farò il cambio stagione vi farò vedere tanti prodotti. Allora, Ace, candeggina delicata, qui se n'è andato, due confezioni, ve ne faccio vedere uno. Ace, candeggina delicata, ottimo prodotto, igienizza, smacchia, lascia un buon profumo di pulito, mi piace tantissimo. Dell'ace gentile mi piace più la versione blu, questo è il muschio bianco, però vi ripeto, mi piace sempre uguale. La candeggina delicata Ace è una di quelle candeggine delicate che smacchia, sì. È buono, ma a me piace più quello, la versione blu, e devo dire la verità che mi sono trovata bene. Io questi qua, quando trovo i bipack in offerta, vi consiglio di prenderli, perché altrimenti la candeggina, ma in generale la candeggina, cioè sia quella, la classica candeggina, che la candeggina, scusate che nel frattempo tolgo tutto di mezzo perché non potete capire quanti prodotti ho utilizzato per la casa, e niente, li prendo e li acquisto. Allora, questo è per il bucato. Andiamo per la casa. Innanzitutto vi voglio far vedere che ho finito due... Ma mi vedete bene? Non vorrei che... Perché vedo il...
telefono un po' piegato, sì, mi vedete bene, perfetto, come se voi mi poteste rispondere, va bene. Allora, ho finito due quasar vetri. Allora, perché ve li faccio vedere entrambi? Perché questo è quello classico, vetri classico, e c'è scritto formula originale, senza rona, asciuga rapido, brillantante, e questo è quello con ammoniaca. Allora, voi mi direte, ma come hai utilizzato due prodotti insieme, Quasar, cioè, perché, che senso ha? Il senso c'è, perché entrambi sono dei prodotti, vi faccio vedere meglio, entrambi sono dei prodotti eccezionali, mi sono trovata benissimo, mi sono piaciute entrambi, è vero che non lasciano aloni, è vero che i vetri rimangono perfettamente puliti. Hanno un'efficacia professionale? Sì, ritengo che questi siano veramente tra i prodotti dei vetri utilizzati migliori che abbia mai utilizzato e io ne ho utilizzati. Allora, perché ho preso questo con ammoniaca? Al mio svuoto la spesa di mesi e mesi fa ve l'avevo detto, perché io questo qua, Quasar Vetri con ammoniaca, l'ho utilizzata per le mie sedie in plexiglass, per i miei sgabelli. In plexiglass e acciaio, e l'ho utilizzato anche per pulire a volte perché io le mie ante della cucina sono lucide e quindi le utilizzo con questi prodotti per i vetri. Quando erano tanto macchiate, magari avevo cucinato, quindi avevo cucinato di più, Davide fa i dolci, quindi vanno a crearsi incrostazioni ovunque e dovunque nella mia cucina, utilizzavo questi. Quindi questo è più efficace sulle macchie, quindi l'ho utilizzato prevalentemente in cucina, vi ripeto, perché l'ammoniaca sgrassa, ovvio. Mentre questo qua l'ho utilizzato per tutti i vetri della casa. Questo vetri originale, il mio armadio che è tutto specchiato, veniva perfetto, veramente pazzesco. Le manette delle mie figlie, le ditate delle mie figlie in 2 secondi andavano via. E perché ho acquistato questo Quasar? Perché io ho il prodotto mio Ajax Antialone che non lo cambio mai. Io questo qui l'ho comprato, questo qua classico, perché un mio amico vetraio, in realtà non è vetraio, perdonatemi, ci fa le porte, ci ha fatto tutte le porte della casa, abbiamo cambiato il portoncino. Quando è venuto, gli ho fatto vedere le ditate che io avevo sulla mia porta, quella tutta in vetro che divide cucina e salone, ed ero disperata, erano delle macchie che non andavano via, anche perché il vetro è quello satinato, quindi essendo un vetro satinato le macchie purtroppo vanno ad assorbirsi. Non me ne sono accorta, ho avuto degli amici a cena anni fa, Lucrezia è andata con le ditine di olio e l'ho fatto il giorno dopo, ho chiuso la porta per pulirla e mi sono trovata questo guaio. Ho provato di tutto, niente, non sono mai riuscita. È venuto questo mio amico a casa e mi ha detto: guarda, gliel'ho chiesto a lui, ho detto cosa posso fare. E dice: guarda, noi in negozio utilizziamo il Quasar originale, questo qua. Se tu acquisti il Quasar vetro originale, le macchie vanno via. Ragazze, allora non dico che le macchie sono andate totalmente via, quello no, però è stato un valido alleato. Io questo lo riacquisterò e lo utilizzerò soprattutto per il mio vetro, per la mia porta in vetro della cucina, perché vi ripeto, è l'unico prodotto che io abbia utilizzato su questo vetro satinato e che mi abbia appunto tolto, diciamo, in parte le macchie. Qualcosina è rimasta, però mi ha dato veramente un grande aiuto. Allora, per i vetri non c'è nulla, vi faccio vedere come un altro Quasar che ho utilizzato, questo qua che è uno sgrassatore, cucina superfici moderne. Ottimo, ottimo prodotto, mi è piaciuto tantissimo, non lascia aloni, anche sull'acciaio non è male, mi lava bene la cucina, mi lava bene il lavello, mi è piaciuto tanto. Qui c'è scritto che è anche igienizzante. Io avete notato, sto acquistando tutti i prodotti igienizzanti perché questo periodo purtroppo c'è bisogno, e mi sono trovata bene. Questo qua l'avevo già utilizzato a giro quando magari non trovo nulla. Oppure non c'è nulla in offerta, perché ho notato, ragazzi, ditemi la verità, cioè ditemi se avete notato anche voi, che gli sgrassatori sono aumentati pazzescamente, cioè costano
non dico tanto, ma quelle 60-70 centesimi in più io ce l'ho trovato di differenza, a volte anche un euro. Cioè, gli sgrassatori, secondo me, a mio avviso, hanno avuto un aumento. Ora, non so se questi, magari, igienizzanti hanno subito l'aumento del periodo, io questo non lo so, però ho notato che qualsiasi sgrassatore io vado a prendere costa un botto. Poi, sgrassatore universale con bicarbonato, super potente Chantecler. Allora, gli Chantecler non sono gli sgrassatori miei preferiti. Io questo l'ho preso perché con bicarbonato me l'aveva consigliato, non ricordo chi. Sapete che non ricordo chi? Comunque, non l'avevo provato questo con bicarbonato, l'ho acquistato. Allora, sicuramente è uno sgrassatore che mi è piaciuto, migliore rispetto agli altri sgrassatori Chantecler. Si va a risciacquare con più facilità. Però questo io l'ho utilizzato tantissimo, l'ho utilizzato anche in cucina, però l'ho utilizzato tantissimo, poi l'ho finito da qui in poi, l'ho utilizzato per il bagno. E per il bagno è pazzesco, qui non porta e che si possa lavare il bagno, perché qui c'è la cucina, il tavolo e le camicie, vedete? Quindi non ho... aspettate che vi faccio vedere meglio. Vedete, non riporta il bagno. Non so se ci sia scritto poi se è per il bagno. No, non c'è scritto. Però io ho visto che era tanto efficace e l'ho utilizzato nel bagno. Il bagno bianchissimo, i sanitari bianchissimi. Secondo me è il potere del bicarbonato. Mi sono trovata bene sia in cucina che in bagno, ve lo consiglio. Poi per il bagno ho utilizzato Mastrolindo spray con Cantegina. Allora, ragazzi, sì, l'ho utilizzato, non è un prodotto che mi sento di bocciare, però è un prodotto che mi ricordavo più valido. E io penso che quando si usi un prodotto per il bagno con candeggina si debba sentire un po' la candeggina. Io non la sentivo. Era un prodotto all'Aqualipto con candeggina che puzzava, non mi piaceva il profumo, però non era una puzza che mi dava tanto fastidio, no, assolutamente. Però me lo ricordavo più valido. Vi dirò, cioè, l'ho pagato 1 euro alla fine, 500 ml, quindi non l'ho pagato tanto, è durato anche poco, però non lo so, non, in breve tempo non lo riacquisterò. Poi, sempre per il bagno, ho utilizzato Shower Power Ajax per la doccia, bocciato. Bocciato, non lo acquistate, non lo prendete, non mi è piaciuto. La doccia, i vetri della doccia non venivano, sì, venivano bene lì per lì, però non avevano durata, non avevano la durata che voglio io da un anticalcare. Quindi assolutamente no, non mi è piaciuto. Qui c'è scritto: la sua formula potente rimuove il calcare, i segni lasciati dall'acqua e i sedimenti di sapone. Allora, questa è per la pulita giornaliera. Cioè, se voi veramente fate la doccia tutti i vetri della doccia tutti i giorni, allora va bene, potete prenderlo. Però poi una volta a settimana vi consiglio di prendere l'anticalcare buono. Questo è un prodotto che tutto è tranne che essere potente, non è potente sul calcare, quindi no. Non mi è piaciuto, non lo riacquisterò. Sì, ho utilizzato praticamente casa mia e tutti i vetri, quindi ho dovuto fare tanto i vetri. Poi in primavera piove sempre terra, e quindi i vetri li ho dovuti fare spessissimo, non solo una volta a settimana, ma a volte mi è capitato di farlo di più. Poi ho avuto le mie figlie a casa, in dad, e Lucrezia l'asilo era chiuso, quindi potete immaginare l'armadio della mia stanza da letto. Praticamente io l'ho fatta tutti i giorni, l'ho fatta tutti i giorni perché essendo tutto specchio, non vi dico, magari non lo facevo tutto quanto, però andavo a spruzzare dove erano le ditate, quindi ho consumato prodotti per i vetri come se non ci fosse un domani. Questo è il prodotto di Stenom dei vetri. Allora, questo qua me l'ha fatto acquistare la mia signora. Ha detto la signora che mi aiuta in casa, mi ha detto: Agata, acquistiamolo perché è potente, è veramente buono. Allora vi dirò, è vero, è un ottimo prodotto, mi è piaciuto perché non lascia loni, fa il suo dovere, quindi assolutamente. Ma io non lo riacquisterò perché innanzitutto costa un botto, mi sembra che l'ho pagato quasi 9 euro. È vero che sono 400 ml, ma dura tantissimo, ma questo mi affatica nelle pulizie, nel senso che siccome questo è antigoccia, cioè
antiridepositante, quindi questo prodotto in realtà non dovrebbe farvi ripositare se per esempio piove terra oppure la gocciolina dell'acqua, non dovrebbe farvi depositare. Allora è vero che il vetro mi rimaneva un po' più pulito rispetto agli altri prodotti che utilizzavo, però ragazzi, cioè per stendere questo prodotto c'è un'impresa. Allora voi cosa fate? Stendete, qui non c'è che mi è caduto sul balcone perché stavo facendo il vetro di fuoco e mi si è rotto, però vedete è finito. Allora è vero che spruzzate questo prodotto, esce tipo acqua e non lascia schiuma, però quando voi andate a pulire il prodotto, che fatica, cioè sembrava veramente che mi, cioè facevo tanta fatica con le braccia per andare a stendere bene il prodotto e a pulirlo. Quindi no, cioè 9 euro, 8,50 euro, 9 euro per un prodotto che mi dà un plus minimo in più rispetto all'altro, agli altri prodotti, e faccio fatica anche a stenderlo, no, anche no, non lo riacquisterò. Vi ripeto, se magari fosse stato un prodotto che ho acquistato a 1,50 euro, 2 euro, ma anche 3, sì, ma 9 euro per farmi faticare, no, assolutamente no. Ma io non ho capito, mi vedo più ombretto oro qui che qui, forse sì, ce n'è andato un po' di più rispetto a qui. Nella telecamera si vede tantino, nell'anteprima si vede tanto. Fatemi sapere se si vede, ma sì, vedete anche qui, ma ce l'ho messo, proprio, sembra che non ce l'ho messo, ma mi sa che me lo sono dimenticata. Oddio, mi sa che... Sì, ho messo solo qui e non qui l'oro. No, c'è ma poco. Vabbè, ok, piccola parentesi che non ci interessa nulla. Vabbè. Agata le pazzie, vabbè. Allora, per il bagno ho usato questo Vim. Vim bagno, igiene sicura 100%, 5-1, azione anticalcare. Sì, un prodotto buono, l'ho pagato pochissimo. 750 ml l'ho pagato 90 centesimi. Euro, l'ho pagato veramente poco. Avevo voglia di riprendere il Vim perché ogni volta che vedo il Vim mi ricordo mia nonna. Mia mamma ha sempre lavorato, quindi io sono cresciuta con la mia nonna. E quando lei lavava il bagno, praticamente lo lavava sempre con Vim, però non questo in crema, ma in polvere. E ogni volta che vedo il Vim mi vengono in mente questi ricordi di quando andavo io a casa sua sempre, perché vi ripeto, mia mamma lavorava tutto il giorno e adesso mia nonna abita con mia mamma al piano di sotto, quindi praticamente la persona che mi scrivete sempre che è simpaticissima e quant'altro è la mia nonna materna, perché vi dico questo perché voi non l'avete mai vista qui su YouTube, ma su Instagram faccio spesso e volentieri stories con lei, la sfottiamo, quindi la prendiamo un po' in giro a fin di bene, e quindi spesso e volentieri mi scrivete ma chi è questa signora, e allora è la mia nonna. E ho preso questo Vim proprio perché quando l'ho visto ho detto vabbè prendiamolo, mi è venuto in mente, ogni volta che ho lavato il bagno mi venivano in mente questi ricordi. Però ragazzi, niente di che, non... Allora io sono proprio esigente per il bagno, cioè io sono pesante, io il prodotto per il bagno per me deve essere il top, cioè quindi sì, questo mi è piaciucchiato, però niente di che, non ha fatto i miracoli che vengono. Allora, per quanto riguarda la lavastoviglie, questo è il Fair liquido, già ve ne ho parlato, ottimo, è tra i miei preferiti. È un prodotto meraviglioso, mi è piaciuto tantissimo, è un prodotto valido, lascia le stoviglie pulite, sgrassate, non trovo mai le stoviglie sporche. E poi, per quanto riguarda la lavastoviglie, vi devo dire che ho dovuto cambiare un po'... dov'è? Ah, non c'è. Oh, l'ho lasciato fuori. Va bene, l'ho lasciato fuori, ve lo licenzierò al prossimo prodotto finito. Allora, ho dovuto cambiare un po' registro, nel senso che spendevo tantissimi soldi ai prodotti per le lavastoviglie e per i liquidi, perché io faccio 3 lavastoviglie ogni 2 giorni, quindi capite bene che non consumo tantissimo. Adesso
addirittura quest'ultimo mese mi è capitato di fare due lavastoviglie al giorno, perché essendo tutti in casa, ovviamente pranzo, cena, colazione, quindi cosa me lo dico a fare? Siamo una famiglia di quattro persone, quindi ho dovuto cambiare un po' registro. Ho iniziato a utilizzare Svelto Titanium Max Power e ho dovuto utilizzare le pastiglie. Quindi per i rapidi ho utilizzato questo qui, le pastiglie per i quotidiani, cioè ho intensivo quotidiani. Ragazzi, sapete che non me l'aspettavo perché lo svelto liquido non mi è piaciuto, ma queste mi sono piaciute. Promosse 13 pastiglie, le ho prese così al volo da Spedito Splendente, non le avevo pagate poco, però mi sono piaciute tanto. In realtà io ho un bustone, allora devo bloccare un attimo solo che blocco. Ragazzi, non l'ho trovata, mi sa che l'ho buttata. Era una confezione di Fair di 50 pastiglie terminate. Mi sa che l'ho buttata, non la riesco a trovare. Eppure ieri abbiamo pulito sul balcone e c'era. Vabbè, non perdo tempo. Comunque, nel frattempo sono andata al bagno a lavarmi le mani, perché con i prodotti del balcone, e mi sono controllata il trucco. Dico, ma è possibile che non ho messo l'oro anche dall'altra parte? Cioè, allora, se io mi guardo allo specchio è identico, cioè l'ombretto oro c'è, però qui da come sbatte la luce non si vede, quindi vabbè. So che non mi interessa nulla, però ve lo volevo dire. Allora, promosse, quindi mi sono trovata bene, mi piacciono. Allora, vi voglio far vedere dei bocciatissimi, bocciatissimi, cosa sto facendo? Scusate, bocciatissimi. Allora, queste sono le gabbiette per il bagno. Lo so, io è l'avventura con le gabbiette per il bagno. Allora, questa è della V5, sono a due, come ve lo facevo? Vabbè, erano due, vedete? Faccio vedere meglio, ci sono poi i quattro petali. E questo è Pure Flower. E poi, non so se vi ricordate, avevo preso quelli di Isoforma. Allora, innanzitutto questo V5, pena, non mi è piaciuto nulla, non fanno nulla, soldi buttati, non lasciano il bagno più, diciamo, non lo sbiancano, ma vabbè, non lo pretendo, e non lasciano la schiumetta. Non fanno assolutamente nulla. La cosa peggiore di questi è che non vanno a consumarsi in egual modo. E voi potrete dirmi: ma non si consuma in egual modo perché tu li metti magari in un angolo dove l'acqua non sbatte in egual modo? No, perché ho cambiato tutte le posizioni del bagno, le facevo girare. Assolutamente no, praticamente si vanno a consumare i primi tre e l'ultimo fiorellino, non so quale, forse è impregnato di più prodotto e non si va ad eliminare. Quindi sono rimasta per 10 giorni con questo fiorellino che non si andava a, diciamo, a consumare. Finalmente una mattina mi sono svegliato, scaricato e se n'è andato. Quindi bocciatissimi, non le riacquisterò più. Delusione l'Isoform, delusione. Innanzitutto questo blu mi va a lasciare la scia blu. Ancora adesso ce l'ho nel bagno e c'è questa odiosissima scia blu che io ogni volta devo andare a togliere, ma mi aspettavo molto di più da un prodotto l'Isoform. Bocciati, non mi sono piaciuti. L'unica cosa che mi sono piaciuti di questo prodotto è che mi lasciano la schiumetta, e la schiumetta diciamo, quando vado a scaricare, la schiumetta del water rimane perché è una bella schiuma intensa, quindi rimane per un 5-10 minuti. È l'unica cosa, ma non penso che li riacquisterò. Forse, se proprio li trovo in offerta, riacquisterò questo giallo, ma vi ripeto, solo per la schiumetta, ma non penso, non mi sono piaciuti i bocciati. Poi, questo è un WC Candeggina Gel al bicarbonato, se vi ricordate ve ne ho già parlato, questo è il Dead Excel, l'ho preso all'Eurospin. Questo è il prodotto che utilizzo sempre, lo acquisto prima di andare al mare perché non finisce mai. È un litro di prodotto, costa pochissimo, è eccezionale, sbianca all'interno del bagno, mi piace tanto. I Dexal, sempre preso all'Eurospin, Multi Active Bagno disinfettante. Me l'avete visto in diversi video che questo l'ho utilizzato per la pulizia, diciamo, quotidiana del bagno, ma questo, a mio avviso, questo non è un prodotto che va bene per il bagno, cioè per
la pulizia quotidiana del bagno. Questo è cioè un disinfettante. Allora, avete qualcosa da disinfettare, tipo le scarpe, oppure i giochini dei bimbi, oppure non lo so, avete portato la spesa da fuori e volete disinfettare, allora sì. Ma per il bagno, a mio avviso, non va prodotto bene. Bocciato, Dual Power Professional Pavimenti Melo Verde e Gelsomino, non mi è piaciuto assolutamente. Se lo annuso così, sì, non è male, ma assolutamente non mi è piaciuto. Qui c'è scritto, no, igienizzante c'è? Sì, è igienizzante, l'avevo preso perché era igienizzante. Spero di sì, però non lo riacquisterò perché qui c'è scritto oltre profumato, ma di profumato non c'è nulla. Nel senso che laviamo casa con questo prodotto, ma casa non si sente il profumo. Non vedevo l'ora di finirlo. Ma possibile che io non mi trovo bene con i prodotti Dual Power? Non c'è un prodotto Dual Power che io abbia mai promosso, non lo so perché, eppure mi ostino a riacquistarli. Poi, vi volevo far vedere questo. Queste sono le spugnette V5 che utilizzo, costano pochissime e sono strabuone. Le utilizzo per lavare le stoviglie in cucina. Mi trovo bene. Sapete cos'è che mi piace di questo prodotto? La parte verde, al contrario della Vileda, si lava meglio. Perché a volte ci sono magari le stoviglie più incrostate e quant'altro, quindi poi io, una cosa che mi tocca lo stomaco, una cosa che odio, quando trovo poi il verde sporco di cibo, quindi vado a risciacquarlo mille volte, la parte abrasiva si lava bene, quindi se volete una spugnetta che veramente si vada a sciacquare bene, non puzza e dura tanto, cioè io queste spugnette le cambio veramente per igiene, una volta ogni 2-3 settimane, ma altrimenti non andrebbero cambiate, nel senso sono veramente buone. Brillantante per la lavastoviglie, Brill Action con aceto bianco, mi trovo bene, mi piace. Lavastoviglie splendente, sì, stoviglie splendente, io per me il brillantante fa poco, nel senso che per me quello che fa è il sapone della lavastoviglie, però io lo metto, figuratevi, lo metto, mi piace, adesso avevo preso il Birk Bak, sto utilizzando l'altro, questo è un prodotto che mi piace, se quando trovo questo qua lo compro. Poi devo gettare, no, gettare, finita, perché non ce n'è, queste sono le famose, come si chiama, le famose acchiappapelucchi che utilizzo per i cuscini della stanza da letto, questa è quella dell'IKEA, mi è piaciuto tantissimo, questa acchiappa veramente i pelucchi, se avete degli animali in casa prendetelo perché veramente è buono. Pagliette saponate, profumo di limone, allora io le pagliette saponate le prendo, mi piacciono, ogni tanto le utilizzo, trovo sempre il modo per utilizzarle, però queste non mi sono piaciute, Arcasa non mi sono piaciute, secondo me non sono valide, 10 pezzi non le ho trovate molto valide, ci sono delle pagliette migliori. E poi vi faccio vedere come ultima cosa, ho preso felce azzurra, questo per un acchiappo d'ore, qui c'è scritto di felce azzurra atmosfera di profumo gel pura montagna. Allora, vedete questo prodotto dentro? Non si è consumato, questo qua è un prodotto che... Ops. È un prodotto che si va a consumare, ok? Quindi si toglie la pellicola, man mano che passa il tempo si va a consumare. Io ce l'ho sul bagno da mesi, questo prodotto non serve a nulla, non profuma, non si va a consumare. Adesso l'ho gettato perché ora raccogli polvere, cioè guardate, raccogli polvere. Assolutamente non mi è piaciuto, ma possibile che come i Dual Power i prodotti felce azzurra non mi piacciono, li boccio tutti? Non lo so perché. Gli unici prodotti felce azzurra che mi piacciono sono i deodoranti per la casa. Tranne questo, quello che sia spray. E poi vi volevo segnalare, però non so se effettivamente la trovate, questa candela io l'ho acquistata da Eurospin, erano delle limited edition ispirate all'Oriente, questo era notte di viaggio Oriente, ma c'erano diverse profumazioni, qui c'è scritto echi d'Oriente all'ombra degli alberi di ciliegio, quando mi parlate di albero di ciliegio, pensate, le ho fatte segnare sul letto nella mia stanza da letto, quindi pensate un po'. Mi è piaciuto, cioè se li trovate nel bagno, accendere la candela profumata, certo non è come le Yankee che utilizzo io, però mi è piaciuto, ve la voglio segnalare, se la trovate prendetela, è veramente ottima. Perfetto, terminato, altro video super 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 lungo, però i prodotti che ho utilizzato sono veramente tanti. Io vi ringrazio, se avete qualcosina da dirmi come sempre lasciatemi un commentino sotto, soprattutto se avete
se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like di supporto. E se vi interessa il canale di Donna Agata, perché no, iscrivetevi. Vi mando un bacio e al prossimo video, se vi va. Ciao!